Ciao a tutti ragazzi, come state? Benvenuti in un nuovo video. Oggi facciamo un video esageratamente figo. Io devo stare per lanciare carte. Che facciamo ogni anno, la solita sfida, indovina il mazzo challenge. Come al solito io c'ho qua la benda, non la busta ma la benda. Mi benderò, Yak e Fede sceglieranno 10 mazzi totali e uno chiuso. 10 mazzi aperti e uno chiuso. E io dovrò vedere, come al solito, come ogni anno, quanti ne riesco ad indovinare. Potrò usare il naso, le mani e la bocca no perché non si capisce. E il mio scopo è quello di indovinare di che mazzo di carte si tratta. Come prima cosa io esco dalla stanza, Yak e Fede prendono la videocamera in mano, scelgono i mazzi. Mi raccomando, quello che mi dovete far aprire, vi prego, costoso. Non costoso. Non un gold asterisco, monarch. Asterisco, costoso, asterisco. Costoso. E vediamo quanti ne indovino. Però esco, vai. Sì, vai, me ne vado. Via. Dai, vai. Ciao. 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 Canale più educativo d'Italia, andiamo. Questo è l'armadio delle magie del parco giochi di Jack Nobile. Odyssey, viola, ci stanno? Le può confondere con quelle vecchie. Questo è un bel tranello. Queste? Non c'è tempo, troppo lungo verrebbe il video. Le Malibusta prima edizione. Sì, sì, sì. Queste sì. Sono... Anche perché non ha bella quality. Secondo me le puoi indovinare dalla qualità. Quindi Mauroz. Queste sono particolarmente nuove. Ah. Ah no. Sono passati anni, capito? Guarda. E lui, Dio, secondo me non se l'aspetta. Quindi gli piazziamo anche questo. Mauroz. Allora, facciamo una roba strana. Ci stanno queste? Yes. Andiamo sul vecchio. Yes. Cosa sono quelle? Le prime carte di Shillim che ora sono introvabili, le Wrath. Wow. Queste si riconoscono, ma yes, neanche troppo. Vai, sicuro. E ora insieme a Fede decidiamo il mazzo chiuso, che è la parte più critica. Sì, qua ci sono quelli più rari però, quindi non gli farei aprire qualcosa troppo raro. O scambiamo queste e gli facciamo aprire queste. Sì. Allora direi di fargli... Io metterei un Mirage, che sono plasticose ma neanche troppo. Un po' strana la qualità. Allora, piccolo change. Mirage al posto delle Tamaritz aperte. E quindi le Tamaritz chiuse. Possiamo chiudere le porte. Eccoli qua. Ed ecco i mazzi. Ci siamo. Let's go. Bisogna rapirlo. Li avete nascosti? No, vecchio, entri bendato. Ma come entri bendato? Più divertente. Allora, mi assicuro io che la benda è bendata. La busta. Vediamo se allora, aspetta, non gli voglio strappare tutti i capelli. Ok, non vede. Dai, cretini. Ok, come ti senti? Bendato. Gradini sono finiti, no? Vai. Attento, vedi. Le mani. Mi sento totalmente sbilanciato. C'è il tavolo qua. Via la sedia. Dai, animale, aspetta. Iniziamo. Questo mazzo qui. Copertina. Cioè, quindi usato, imbombato. Niente in rilievo. Orco. Buona questa, eh? Sì. Queste sono meno carte e sono imbombate, le usate poco. Io credo, non sono sicuro, che sono le Melee la prima versione. Yes! Azzeccate perché mi ricordo che sono imbombate la scatolina, è piegata, no? Un po'. Sì, sul lato. Mi ricordavo l'hai di questa. L'ho schiacciata, sì. Va bene. Oh, siamo già 1-1. Questa però non era facilissima, ma nemmeno difficilissima. Io direi di provare con queste. Raga, non perdo il tocco, perdo il tocco. Queste sono un problema. Orco. Su questa hai un grosso scoglio che la vista non ti può dare una mano. Che bella, questa cos'è? Queste sono nuove, di stecca. Cioè non c'è neanche una rottura qua. E la madonna. Qua non ho indizi. No, sono nuove nel senso di stecca. Cioè la scatola è nuova, sembra un po' lucida, metallica tipo. Sono anche abbastanza nuove le carte. Ah, sono nuove le carte. È metallico, questo è un po' metallizzato. Cioè tipo sì, lucente, no? Qua mi fregate. Di metallico che cosa c'è? Le Sherry. Oddio. Sì, azzeccate? Aspetta, però ora deve azzeccare il color. O verdi o rosse. Risposta? Definitiva? Non lo so, rosse. Verdi. Cacchio, no! Sei serio? Sono verdi? Yes. Questo non era uno dei più facili. Avete fregato, cavolo. E ora andiamo con un mazzo particolare. Che questo... Questo vediamo se lo indovini. Urco. Questo siamo curiosi. Urco. Questo è Theory 11? Non si può dire. Porco cane. Questo è per forza Theory 11. No, non è Theory 11 questo. Perché queste sono... Ti dico io cosa sono, sentiamo.
Queste sono le Ace Fultons. No. Fuori strada. Questa, serio? Questo è il tranello. Queste sono le... Queste sono le Ace Fultons? No. Ti dico solo una cosa, un indizio, diamogli un piccolo indizio. Annusale. Cosa vuol dire annusale? Hanno dovrebbe... la qualità delle Ace Fultons, ma sono morbide. Dovrebbe ricordare qualcosa, ti dovrebbe ricordare se ti dico annusale. Vecchie, molto vecchie. No. No. Non è quello il punto. Sono morbide, no? Ma di brutto. Sono fini anche, Ah, ok, bastardi. Sono le Dan and Dave, le nuove. Yes. Sì. Maledette. Perché l'altro le abbiamo usate tutti i giorni. Ma non so. Ti avevo detto l'odore ricordava l'LTD, te l'ho detto ieri. Ah, ecco per quello perché... me l'hai detto. Quindi... Però sai che guarda, sentendole così mi ricordano le Ace Fultons, quelle vecchie. Un pochino. Te lo giuro. Questo ce lo leviamo. Oh, pesanti. Plastica. Pesanti, plastica. Queste sono schifo cartamundi queste. Al 100%. Non so dirti quali perché la qualità fa schifo in tutte. Però queste sono le Copag. Yes. Sì, non so cosa, non so che colore, saranno quelle a strisce bianche e rosse. Sì. Cacchio. Fa schifo, si riconosce subito. Era un test. Azzeccate. Sì, loro. Quanto sono? Tre con un aiuto, dai. Due e mezzo. Queste? Sì. Queste particolari. E qua cosa c'è? Un drago? Sì. No. Anche bene. No, è un triangolo. Tra noi spade. È un triangolo, no? Sì. Odissei. E là. Yes. Precise? Senza neanche aprirle. Aspetta, ora ci devi dire quali Odissei. Le ultime, no? Sì. Sì o no? Sì. Sì, per forza. Easy. Le ultime. Super easy. Ci hai fregato. Sì, perché non... Ah, c'è una roba difficile quindi. Questo non lo voglio tenere per il gran finale. Ah. Lo voglio mettere nel mezzo, ok? Però la scatola non è male. Non c'è niente in rilievo. Qua c'è una scritta. O sono le mie queste? Qua c'è una scritta. Però di qua non la sento. Ero convinto fosse... Aspetta, te lo dico. Aspetta. Questa è la versione di prova delle mie. Delle Contemplation grigie. Yes! Questa è la mia versione di prova. Perché senti che ha la qualità di plastica, no? Yes, volevo vedere se... Sì. Se chiappavi il tuo mazzo. Raga, subito. Sono avanti. Lo colpito senti. Affondato. E ti ho detto di più, versione di prova ti ho detto. Queste ficiline. Raga, vi sto spaccando comunque, non vorrei dire. Questa non so se la chiappi subito. Bollino? Sì, bollino. Bollino. Qua c'è qualcosa. Non sento niente. Cioè, raga, non c'è niente qua. Ok. Non lo so. Sono indeciso tra due. O le Raven. Oppure? Come si chiama? Quello di Patrick Kuhn. Le Mirage. O le Raven o le Mirage. Risposta definitiva? Puoi anche ricontrollare quel che vuoi. Questa è la qualità o delle Raven o della Mirage. È quella. La scatolina non mi dice niente. Non ti aiuta la scatolina? No, zero, non sento niente. Però la scatolina delle Raven è in rilievo. Quindi queste sono le Mirage. Yes. Sì. Colore? Chiappaci anche il colore. L'hanno fatte nere, verdi e rosse, giusto? Mm-hmm. Yes. Nere aveva una qualità più morbida, quindi le scarto. O verdi o rosse. Risposta definitiva? Verdi, perché sai che è il mio colore preferito. Bella. Eccolo lì. L'ho azzeccato? Yes. Raga, sto facendo faville oggi. Cioè, fai le fiamme oggi. Sembro quasi un medium. Dov'è? L'hai messo preso tu? Queste tre per la fine. Ma quanti ne mancano? Ne mancano qua, cioè tre aperti e uno chiuso. Io ti do queste e dimmi un pochino che cosa sono. Orco cane.
Oddio. O mi state fregando e sono un altro mazzo di Sherry. Qua non c'è niente, raga. Urco, cane. Spettacolo. Spettacolo. Malibu. Yes. Presa. Quali? Non lo so. Sono uguali. Sei sicuro? La V1. La V1. Azzeccate? La prima versione. No, non è la seconda questa. È la seconda? Pare di sì. Che colore è? È più scuro? È rosa, viola e giallo. Allora, la seconda. La seconda? Ho sbagliato. Con la qualità in battice, raga, la qualità di questo. Fosse la prima questa io. No, la prima è quella rosa azzurra. Non è rosa azzurra, no? Vero. Non è rosa azzurro. No, no, è viola. Sì, è la seconda. Sì, comunque la qualità delle Malibu, cioè è un piacere per infatti, le mani. Infatti ho detto, appena le apre se sente la qualità dice Malibu. Cioè queste sono... Ma queste sono allucinanti, zio. La qualità mostro questo, non si sa. Cioè, sono perfette. Sì, sono allucinanti. Non le indovinerà mai queste, sono troppo difficili da indovinare. Dai, cretino. Troppo particolari. Sono usatissime queste. Troppo vecchio sto mazzo, non lo puoi indovinare. Cioè, vecchio... Di uscita, ma no, sono nuove, zio. Recentemente sono nuove. Vecchie, ma di uscita. Di data. Sì, sì. Sono nuovi. Ma questa cos'è? Ma è truccata questa. Ma cosa è successo? No. Vecchio, metti via questa. Merda. Mi hai dato un gaff? No. Con che non c'ha lanza spaccato il gimmick? Cosa? Ho preso, spaccato il gimmick in due. Questo è bicycle questo. Presa, sì, giusto. Quale bicycle? Boh, sai, un bicycle standard. Sì. Blu, perché uso solo blu. Sbagliato. Rosso? Rosse. No, maledetti. E hai rotto la gaff blu. No! L'hai presa, spa, aperta in due. Era la gaff del 9 di quadri. Sì. Ah. La gaff ci ha tradito. Le faville per questo mazzo è difficilissimo. Ok. Let's go. Ai ai ai. Ce lo fanno. Questo supera la prova. Che roba vecchia è questa? C'è una scritta qua in rilievo un po'. Qua non c'è niente. Qua c'è qualcosa. Ma sono distrutte. Che belle. Madonna, ma queste sono vecchissime. Raga, dove le avete trovate queste? Super difficult queste. Queste sono vecchissime. Mamma mia, che spettacolo. Che cos'è sta roba? Mi date un indizio? Non ho idea. Un indizio sono veramente vecchio. Veramente vecchie? C'è una roba che se non ci ripensi non ti ricordi nemmeno che esiste. È vero. Questo è l'indizio. Raga, ma sono belle. Cioè, sono stupende queste. Non ne ho. Penso, vecchie. Se non mi ricordo male dei video vecchi, forse era uno dei tuoi mazzi preferiti e hai usato veramente tanto. Può essere. Monarchs non sono. No. Neanche se vuoi. Una scatola così. Boh. Ma non ha neanche le linguette. No, le linguette ci sono. Pensaci, se non ci pensi, non ti viene in mente questo mazzo. È così vecchio che non te lo ricordi. O sono le arti, ma le artifice non sono così. No. Indizio, vi prego. Sono di un personaggio che è cambiato tanto nel tempo. Daniel Madison? No. Rounders? No, però è un personaggio che nella scena c'è da parecchio. E queste carte sono sue le e prime. Ci sta che tu non te le possa ricordare. Perché tutti l'hanno rimossa dalla mente. Sono uscite quando ancora non era così affermato. Le Vrat. Esatto. Sono le Vrat. Shillim. Yes. Mi, che spettacolo, raga, ma dove l'avete trovate? Erano nell'armadio, ma anche lì abbastanza davanti. Ma veramente? Sì. Ma guarda che questa è una goduria per le mani, sta queste roba. Queste le avevi distrutte, non erano quelle ma che io ne ho 5... le avevi fatte volare. Ma ne ho 5 o 6 di queste io. Sì. Madonna, raga. Cioè, ricordati, prova, tocca, sono bellissime. Bellissime, cavolo, le avevo dimenticate, veramente. Sì, sì, è la qualità stile vecchia, LTD, roba varia. Bellissime, molto belle. Bellissime. Che spettacolo, queste tiene fuori che le uso. Mazzo chiuso. Un quick check, stringiamo la benda. Tutto chiuso, tutto pettinato, chiuso. A posto. Pronto? Pronto. E via. Pronto? Production. Ah sì, beh, giusto, cellophane. Faccio aprire, raga. Dai. Cacchio è sta roba? Non c'è un indizio. Allora, no. Io ti do, questo, ti do questo indizio, che è il fatto che come mazzo
probabilmente non ha tanti indizi fisici. Quindi concentrati sulla qualità e anche sulla scatolina un pochino e cerca di pensare quale mazzo chiuso potrei averti anche dato. Appunto stavo pensando anche io a quello, perché dei miei non è nessuno. I mazzi chiusi che ho lì sono roba di asso K, doppi, doppi, tripli, quadrupli. O è un rider back e mi stai fregando? È un rider back? No. Ok. Perché di rilievo non c'è niente. Questa è plastica, cartone. Ok. Cartone standard. E di rilievo non c'è nulla. Di rilievo non c'è nulla. Però è un... cioè è buona sta roba, non è una cagata. Non è male. Prendi le carte in mano e prova a sentire. È questo, zio, cioè sembrano un po' più grosse del normale. Perché quindi hanno proprio... delle carte extra. Hanno okay. almeno 4 carte extra. Quindi 2 jolly più 2 carte extra. Più la qualità è standard. La qualità è standard rider back. Quindi buona. E non è però un rider back. Quale mazzo puoi averci chiuso con una qualità del genere? Allora, ne ho 3 in mente. Ok, prova a dirli e vediamo se ci andiamo vicino. Allora, o sono le carte di asso K. Ok. Oppure? O sono... o sono le carte di asso K. O sono qualcosa della Gemini, che non mi ricordo di aver aperto, però mi sembra strano. Oppure? Con una qualità così, non lo so. Allora, io ti dico, è una delle due cose che hai detto, ok, ti avvicina a indovinare il mazzo. Una delle due cose che ho detto? Sì, sì, cioè è tipo un po' un rebus okay, che ti sto dicendo. Perfetto. Però una delle due cose che hai detto ti aiuta a indovinare il mazzo. Allora, credo che sia qualcosa che ha a che vedere con il mazzo di SOK. E dal tuo silenzio lo capisco. L'altra cosa è che le carte di Diego non hanno questa qualità così buona. Le carte di Fabri non mi ricordo la qualità, ma comunque era così. Le carte di Preverino le ho solo aperte. Le mie la qualità è più alta. Le carte di Tamaris. Yes. Olè! Erano le carte di Tamaris. La luce. Luce. Oh mio Dio. Ciao amici. Ah. Queste non erano facili da indovinare. No, zero. È che non hanno niente di indizi, zio. Non hanno indizi, proprio zero. Hanno solo la qualità che è un po' standard. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere con un commento cosa ne pensate. E vi ringrazio, mi sta esplodendo gli occhi. Vi mando un mega bacio e un abbraccio. Ringrazio Yak, ringrazio Fede per, e Mauro per il video. Vi voglio tanto bene. E cacchio, sembra una talpa. Riprendi la vista. Devo riprendere la vista. Ciao.